come si faceva una volta, senza strumenti moderni. Il tamburo che è stato trovato, un mosaico, quando hanno scavato a Pompei, hanno trovato un mosaico che c'è stato amore e un doppio flauto. In questo caso abbiamo usato la tromba dei zingari, che ha usato che ha suonato di Roberto. Vabbè, non c'è una botta che ha la tromba dei zingari, faccia sentire, perché Roma non è che si sente tanto buone, vai! Che è classe, ragazzi! Roberto Brugnati viene da Bari, a Macquota si fa montare del tabulato, non è isso, vai mo, vai! Aspetta, no! Ma vai, vai tu, vai! Allora questo si chiama Putimù, o Cancavella, e lo sta suonando Emanuele Donnarumma. Poi, fuori tutto dall'altra signorina. Hai se può capire la frase, signorina. Qui è chiamata Nacca, eh? Oh, bravo, eh! Queste sono castagnette, è lo strumento che suona chi parla. Qualche tempo, è lo strumento che arriva al cuore, anche quello. E lo sta suonando Donna Galiero da Torre Maduli, provincia di Napoli. Come che sta facendo? Lui ci porta un furgone, porta il girante, sono in tamburo a suonare la chitarra battente prima a trovare il posto. E poi sono qui, ma presente tu? Ah, sono passato qua, io vai, va! E vabbè, la vera anima della balanza, la benzina in tutti i sensi, Dora! E lui l'ha detto prima! Isidoro Caso! Grazie! Grazie a tutti quanti, noi siamo la balanza della Tramontana, per qualsiasi festa, per se ciò, come l'anno, battesimo, come l'anno! E là si alisce, però... pure i funerali, basta che ci chiamate, numero e telefono. Adesso signori facciamo un ultimo pezzo, un paio di pezzi ancora e poi lasciamo il palco ai nostri amici di Popular Song, facciamo l'avvocata e poi facciamo un'altra tamburiata, chiamiamo i nostri amici coloriti, uno si chiama Gelone e l'altro è Pino Iove, che vengono qua a fare una tamburiata.